Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 4. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti alla stagione 4. In questa puntata numero 36 andremo a parlare di un argomento ufologico. Ufologia classica, Code Red, UFO presso la base aerea di Edwards del 7 di ottobre del 1965. In descrizione a questo file podcast trovate il link alla mia bloggata, dove sarete catapultati, se vorrete, ad approfondire il tema, assolutamente di tipo ufologico. C'è un caso, appunto, tra i molti eventi ufologici presenti nel ginepraio della letteratura ufologica che merita di essere evidenziato. È un caso che è stato desegretato dal Pentagono. Sono state diffuse le tracce radar quanto le registrazioni audio del personale militare, che è stato quindi liberato dall'obbligo di segretezza. Il caso fu investigato per primo dalla trasmissione ufologica degli UFO Hunters con la puntata Code Red, una puntata veramente storica e mitica che non è mai stata trasmessa in Italia, però è reperibile facilmente in YouTube e anche, diciamo, nella mia pagina web. È ovviamente in inglese. Per la prima volta gli investigatori hanno avuto modo di mettere le mani, appunto, su delle tracce radar, piste audio dell'evento ufologico, in base al Freedom Information Act. Poiché l'evento fu desecretato, i militari furono liberati dall'obbligo del silenzio per ragioni di sicurezza nazionale. Uno dei molti testimoni della base aerea di Edwards dell'evento ebbe ad osservare via radar tutta una serie di eventi ufologici che le sue dichiarazioni le potete trovare, appunto, in inglese, ovviamente, sempre al link indicato nella mia bloggata. Il testimone, con tutta la documentazione desegretata, fu messa a confronto nella puntata, appunto, degli UFO Hunters con ingegneri aeronautici e storici dell'aviazione per cercare di capire cosa accadde quella notte. È appunto rilevante la testimonianza del sergente Chuck Sorrells, di stanza all'Air Force Base di Edwards il 7 di ottobre del 65 come controllore di volo. La sua voce la potete ritrovare poi nel file relativo alla registrazione totalmente desegretata, in cui, appunto, discute e risponde agli ordini del maggiore, il comandante della base. In buona sostanza, quattro oggetti, uno molto grande e tre più piccoli, che si erano staccati dall'oggetto principale e volavano in formazione in modo autonomo. Luci bianche e colorate, pulsanti, luci bianche, rosse e verdi, che stazionavano o acceleravano ad un'enorme velocità, effettuando virate impossibili per gli aerei dell'epoca. Fu contattato, perlomeno il maggiore che comandava la base di Edwards, cercò di contattare l'UFO Officer, ossia l'addetto al Blue Book, perché era chiaro, appunto, che quello che stavano osservando sia visivamente quanto dai tracciati radar era un UFO. Non era un'inversione termica, non era un pallone meteorologico, non era una stella, non era un elicottero, non era un aeroplano americano canadese noto al NORAD. Il comandante della base di Edwards, dopo 3 ore di manifestazioni anomale, ebbe, appunto, a sentire il NORAD e l'alto comando. Quindi concordò con il tenente, che era l'UFO officer, a effettuare, appunto, uno scramble. L'intercettore F-106, che era disponibile, unico aereo velivolo
presso la base aerea di Edwards, nome in codice Alfa Lima, salì in quota rapidamente con una velocità e poi diciamo iniziò la sua intercettazione. Quando si trovò diciamo nei pressi di questi oggetti alcuni salirono in quota ad una velocità incredibile e altri praticamente scesero ad una velocità supersonica verso terra sparendo dai radar. Furono addirittura avvistati poi da una persona dell'epoca che era su una statale, viaggiava di notte con una macchina e praticamente gli passarono sopra l'auto, temendo addirittura, questi ebbe il testimone, ebbe a temere un incidente stradale. Ora, UFO officer da non confondere con UFO office. All'epoca, appunto, nel 1965, il Blue Book era ancora aperto ed era naturale che vi fossero ufficiali USAF addetti allo studio dei casi UFO. Dal tono di voce della registrazione si capisce che l'evento era stato osservato da molto tempo dai militari, i quali erano abituati al segreto militare, soprattutto a non esprimere mai le proprie opinioni. Tuttavia, nella registrazione, parlando al superiore e solo su richiesta di questo, i militari rivelano la loro convinzione che i velivoli osservati non erano, diciamo, mezzi aerei terrestri, ma molto probabilmente dei velivoli alieni. Questa evidenza compare più volte dentro il nastro delle registrazioni desegretate, basta avere la pazienza di ascoltarlo, o se non si ha le capacità e gli skills linguistici in inglese adeguati a comprendere quanto detto nelle registrazioni, si può consultare la trascrizione del testo. All'interno della registrazione compare più volte l'espressione quite tra parentesi alien invasion and little green man, appunto vengono dette in modo scherzoso dai militari per trovare una giustificazione appunto a questi eventi. Alla fine l'ufficiale in comando ebbe a concedere lo scramble di appunto un F-106, nome in codice Alfa Lima 06. L'evento ufologico ebbe a durare 5 ore. Furono avvistati 12 UFO dall'alta quota sino alla bassa quota, sia dalla base di Edwards che da altre basi. Gli oggetti, che avevano anche una conferma con un avvistamento visivo, erano reali, non potevano essere un'inversione termica, non erano aerei noti o sperimentali o segreti, non erano neanche palloni meteorologici e neppure stealth blimp. Inoltre, nella base aerea di Edwards non esistevano embedded gli ufficiali meteo, per cui è chiaramente detto più volte che non furono mai lanciati palloni meteorologici. Anche altre basi aeree prospicienti alla base aerea di Edwards avvistarono questi UFO, tanto che risultano 40 ore di registrazione, tutte segretate dall'USAF, tranne 6 ore che sono state declassificate in questi ultimi anni, tra cui appunto lo stralcio audio che è possibile raggiungere dalla mia bloggata che è ovviamente una copia e il documento originale che è possibile reperire presso Archives. Per questa puntata abbiamo finito, un saluto, ciao, alla prossima.